Alleluia, 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 alleluia. Finalmente, finalmente torniamo alla cazzo di vittoria che mancava da quattro partite, dalla vittoria in extremis contro la Roma per gol di Coutrol al 95esimo. Finalmente, cazzo, finalmente una prestazione con i contromaroni, una gran prestazione, una vittoria meritatissima sul campo del Sassuolo. E finalmente, metterò infatti nel titolo, gli spagnoli trascinano il Milan. Suso, Suso, dopo 19 partite senza gol, un segnale da febbraio, un gol pazzesco contro l'Udinese. Anche oggi si è sbloccato finalmente con un altro gol pazzesco, un gol dei suoi, classico tiro a giro di sinistro, imparabile sul secondo palo, consiglio, potuto solo guardare, è stato fermo. Golazo di Suso! E finalmente siamo riusciti a chiudere la partita prima del dovuto, cioè a chiuderla in generale, non prima del dovuto. Siamo andati addirittura sul 3-0. Poi vabbè, ci hanno fatto quel gol che secondo me deve essere anche annullato, adesso ne parliamo. Ma secondo me, cioè comunque la partita sul 3-0 era praticamente chiusa, nonostante poi il Sassuolo abbia fatto il 3-1. E poi è arrivato anche il gol di Suso, il secondo gol di Suso. Comunque sì, 4-1 per il Milan, prestazione convincente. Finalmente zittiamo, mettiamo un po' a zero le critiche. Ricapitoliamo un attimo, rivolgiamo il nastro e abbiamo il gol del 1-0 con una grandissima azione di Kessié che vince un contrasto, poi si fa tutto il campo. Io l'ho bestemmiato perché non l'aveva passata a Kessié che era solo, però alla fine il tiro gli ha dato ragione, infatti gran gol di sinistra all'angolino, così non può niente. 1-0 del Milan che chiude il primo tempo, l'intervallo sull'1-0. Io là mi sono cacato nelle mutande, lo ammetto, perché ero convinto che ci avrebbero rimontato per l'ennesima volta e avremmo pianto, al 90esimo magari, avremmo pianto come sempre, ci saremmo tagliati le balle a vicenda. Quindi, ma non è così, per fortuna è così, perché ci pensa Suso con il gollazzo dei suoi a, diciamo, a ribadire le distanze, tra virgolette, 2-0 per il Milan. E poi ancora cioè, Castillejo, grande Castillejo, falso 9, che è la prima partita titolare in questa Serie A, trova il suo primo gol, ed è un grande gol, con un bellissimo tiro di, diciamo, di collo interno, sì, da fuori area, di sinistro, con il suo piede appunto, grandissimo gol da fuori area su suggerimento di Calhanoglu, ancora all'angolino, anche stavolta Consigli non può fare niente, e Consigli comunque ha fatto anche una bella parata su Bonaventura. E prima, quindi Castillejo finalmente si sblocca con la maglia del Milan, primo gol con i rossoneri ed è un grande gol. Diamo fiducia a questo spagnolo perché è sempre interessante. Poi gli spagnoli e a me piacciono particolarmente per la loro tecnica. Comunque poi arriva anche il 3-1 del Sassuolo. Diciamo, nel mezzo c'era stato anche un possibile rigore per il Sassuolo che secondo me ci poteva stare per il fallo di Biglia su Di Francesco, diciamo. Ci poteva stare nel senso che era dubbio, puoi non darlo, puoi darlo, non è uno scandalo in entrambi i casi, però comunque viene, nessuno può dirci niente, nessuno ci può rompere los cojones, perché appunto diciamo il gol del Sassuolo secondo me era da annullare, in quanto Boateng sbraccia, tira una puttanata addosso a Romagnoli, una sbrandellata, e poi segna Djuricic. Infatti l'unica nota negativa della serata è la porta inviolata che non arriva ancora. Subiamo gol da 12 partite di fila in Serie A, in un record negativo. Siamo l'unica squadra fino adesso a non aver fatto una porta inviolata, quindi, il che è abbastanza preoccupante. Però, nonostante questo, mi è piaciuto molto Musacchio oggi, che ha fatto anche delle belle uscite per la piede. Mi sono piaciuti ovviamente gli spagnoli Suso. Stavo dicendo, l'ultimo gol di Suso al 92esimo, ancora la forza di guadagnarsi la punizione, la tira, barriera, poi ribattuta ancora di Suso, con un pallone un po' deviato e la palla finisce in rete per la doppietta addirittura. Ce l'ha anche al Fantacalcio, quindi sto stragodendo. Sono molto contento! Sono molto contento stasera. Ottima, ottima vittoria. 9 punti in classifica in 6 partite, che il che fa abbastanza cagare, però spero che ci siamo ripresi finalmente, anche perché è un campo storicamente difficile per noi e che poteva dare una mazzata anche al povero Gattuso, visto che questo campo ha praticamente fatto esonerare Inzaghi e Allegri, e insomma è un campo abbastanza stregato per il Milan, la Fatal Sassuolo, potremmo definire il Fatal Sassuolo, vabbè, comunque.
Bella prestazione dei ragazzi, sono contento. Continuiamo così. E stavo dicendo benissimo che sì, ha fatto bene il suo strapotere fisico. Mi è piaciuto moltissimo Biglia, ragazzi. Quando Biglia gira, il Milan gira, è una cosa incredibile. E che ha zittito un po' le critiche. Bene Bonaventura, anche bene Calhanoglu, che diciamo si sta. Spero che si riprenda subito. Bisogna anche lui ritrovare il gol per riprendersi al 100%, perché è un giocatore fondamentale per questo Milan. Però oggi ha giocato una bella prestazione. Ancora benissimo Rodriguez, che ha iniziato bene quest'anno, e benissimo Abate, non l'ho citato, ti amo Abate, grazie. Potrebbe togliere il posto a Calabria se continua così, no vabbè, ma ha fatto un salvataggio sulla linea di Francesco nel primo tempo, provvidenziale, grandissimo Abate, ti voglio bene, e anche se ogni tanto mi fa bestemmiare, sei un grande. Quindi ottima prestazione ragazzi, fate sapere cosa ne pensate, like al video, seguiteci su Instagram, bella raga.